Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anteprima del nostro telegiornale delle 13.20. Siamo in compagnia, è collegato con noi Nicola Ciaffoni, attore che è nostro amico, ogni tanto viene appunto a trovarci per parlare di un corso che incomincia la prossima settimana. Sono 3 giornate, 1, 2 e 3 luglio, ed è un corso di, leggo bene, un laboratorio teatrale più che un corso, mi correggo, voce, ritmo e musica. Io mi concentrerei magari più avanti, Nicola, su ritmo, ma intanto spiegaci chi tiene il corso. Intanto buongiorno a tutti, quelli che ci stanno seguendo, e grazie a Umberto sempre degli inviti che ci rivolgi per venire a raccontare di noi. E il laboratorio, che è organizzato dalla compagnia Caraboa Teatro, verrà tenuto da uno dei fondatori di questa compagnia, che è Hernani Maletta. Hernani Maletta è musicista e compositore brasiliano, diciamo italo-brasiliano, perché le sue discendenze partono dalla nostra penisola, e poi lui, vabbè, i genitori e lui stesso è nato in Brasile. E ha un legame molto forte con la nostra terra, e da che io lo conosco, quindi parliamo di 10 anni fa, io mi sono molto appassionato alla sua metodologia di insegnare la musica. Quello che spesso dico io di Hernani è che è un insegnante di musica capace di far sì che le persone capiscano che chiunque può fare musica. Delle volte la musica ci viene presentata come un qualcosa di molto difficile, complicato, legato alla scrittura musicale, che sembra un mondo totalmente alieno, molto astratto, e invece lui riconduce proprio la musica agli elementi della nostra fisiologia, del nostro corpo, e quindi fa in modo che questa cosa diventi facile per tutti. Ed è una scoperta bellissima quando succede, perché ci rendiamo conto che tutti noi siamo permeati da questa cosa, che è una capacità di essere organismi musicali, e soprattutto la caratteristica meravigliosa del suo metodo è il fatto che tutto avviene attraverso il gioco, il divertimento, mm-hmm. e il coinvolgimento soprattutto di un coro. Quello che si scopre è che quando le cose si fanno insieme e si fanno in una, quello che lui chiama una polifonia, vengono meglio, ci si sente più protetti dal coro, e ci si sente più istintivamente portati a fare le cose con molta semplicità. E queste sono le caratteristiche che fanno sì che poi si diventi effettivamente dei buoni musicisti. Allora, il corso è gratuito? Sì, per un motivo, perché è un corso un po' particolare. Infatti noi quello che diciamo nella sponsorizzazione del corso è che il corso si terrà il 1, il 2 e il 3 di luglio dalle ore 18.30 alle ore 21.30, ma non è necessario partecipare a tutti e 3 i giorni. Cioè, se qualcuno ha un impegno un giorno e non può, non deve sentirsi, come dire, obbligato a non potervi partecipare, perché crede di dover completare necessariamente tutti e 3 i giorni. È gratuito per un motivo, perché serve tanto a noi questo corso quanto a chi lo frequenterà. Sarà un luogo anche di scambio, perché l'intenzione di questo corso, oltre a passare una metodologia, a raccontare una storia di un metodo e a provare a far capire appunto ai nostri allievi di come la musica come dire, fa parte della nostra vita a 360 gradi, il ritmo fa parte della nostra vita a 360 gradi, e sarà bellissimo scoprire come, ma serve anche a noi perché l'intento è quello di cercare di stabilire anche un modo per iniziare a pensare ad uno spettacolo legato a questa metodologia. Okay. Una sorta di restituzione, anche se il termine non è correttissimo. Sì, in realtà è lo spettacolo al quale noi stiamo iniziando a lavorare, e che vedrebbe in un futuro, non si sa quando, Hernani come, diciamo, regista di questo spettacolo, è l'idea di molto ambiziosa, secondo me,
di lavorare su uno spettacolo in cui il pubblico è attivo protagonista dello spettacolo stesso. E quindi la scommessa per me sarebbe quella di riuscire a far sì che il pubblico si senta talmente coinvolto da quello che sta succedendo sulla scena che vuole istintivamente parteciparvi. Che poi per il pubblico triestino è difficilissimo, quindi per il pubblico di qualunque teatro ho scoperto, perché abbiamo tantissimi amici che mi raccontano questa cosa. Ogni volta che vado a teatro e succedono quei momenti in cui l'attore a un certo punto tenta di coinvolgere qualcuno della platea, si fanno piccoli, cercano di scomparire. Non vogliono mai salire sul palco, ho detto oddio adesso chiama a me, no, cosa farò, cosa gli chiedere, ed è io riconosco, e quando io sono pubblico io ho lo stesso atteggiamento, cioè io non vorrei mai salire su un palcoscenico quando ho scelto di essere pubblico, perché mi diverto a fare l'attore, ma soltanto quando decido di fare l'attore, e quindi questo meccanismo vorrebbe un po' creare un piccolo cortocircuito in questo pensiero, lasciando il pubblico in sala e protetto dal buio e dall'anonimato di essere pubblico, ma tentando di coinvolgerli in maniera un po', come dire, un po' trasversale, un po' strana. Comunque, se non ricordo, insomma, poi dopo per certi versi tutto il mondo è paese, però non si può generalizzare, mi rendo conto anche di questo, però per esempio adesso è molto facile vedere su YouTube degli spettacoli che provengono da parecchie parti del mondo. C'è una tradizione brasiliana di maggiore coinvolgimento del pubblico, ci sono delle compagnie anche riconosciute, fra l'altro molto, molto innovative, una di queste è la compagnia Officina, che credo sia a San Paolo, se non vado errato. E lì, insomma, forse questa barriera tra il pubblico e lo spettacolo, favorita anche dalla struttura stessa del teatro dove alcune rappresentazioni si svolgono, è infranta, come dire, quasi per legge, per dire la verità, però non credo sia un tratto distintivo del teatro brasiliano, probabilmente è proprio quella compagnia, o forse magari può anche darsi che sì, i brasiliani sentano più di altri la necessità di, diciamo, di far casino, chiedo scusa se uso questo termine a quest'ora, insomma. No, in realtà, come dire, allora, il Teatro Officina è un teatro molto popolare a San Paolo, un teatro molto famoso, e in effetti sì, hai ragione, loro hanno anche questa struttura del teatro dove il pubblico è a volte a 360 gradi, a volte distribuito su due lati paralleli del palco, quindi la scena è centrale, come se fosse una sorta di giostra dei cavalli, no? Che hai il pubblico. E la cosa che trovo affascinante di quel teatro lì è che il pubblico va lì credendo di essere ad una festa. Niente di diverso, secondo me, da quello che avviene per quanto riguarda, diciamo, il nostro teatro, come dire, le nostre manifestazioni, non so, sportive in qualche modo, oppure anche i concerti. Cioè, secondo me, l'idea che il pubblico sia lì per consapevole di partecipare a qualcosa e non come semplice spettatore, e come invece ogni tanto ci releghiamo noi nel nostro teatro occidentale, in cui c'è una linea di demarcazione estremamente precisa tra la platea e il palco, e guai a superarla, guai perché è porta disagio, soprattutto per chi sta in platea, cioè è sempre un confine che va protetto quello. Noi secondo me siamo meno abituati, ecco, in questo sì. E mi piacerebbe provare a capire, e questo è l'esperimento che vorrei fare assieme a lui, in che modo possiamo iniziare a scardinare queste cose, non proprio infrangendo la barriera in maniera fragorosa, ma tentando di, come dire, di aggirare un po' l'ostacolo, di arrivare un po' alle spalle del pubblico, cioè facendo sì che in qualche modo alla fine dello spettacolo loro sentano questa necessità a coinvolgersi, ma senza che io gliel'abbia direttamente chiesto. Sì, è un discorso che varrebbe la pena anche di approfondire, perché per certi aspetti, se vogliamo, anche un pubblico
Allora, esiste un pubblico conservatore, io mi metto senza grossi problemi in questa parte di pubblico, però è anche vero che ogni tanto sento l'esigenza di qualche cosa di differente. Certo. Proprio per capire anche che cosa significherebbe, perché bisogna usare il condizionale, che cosa significherebbe ed eventualmente come io stesso andrei a reagire ad una cosa di questo genere, perché è anche vero che se uno spettacolo è intelligente, fatto bene, coinvolgente, poi dopo le barriere si abbattono automaticamente, eccetera. Vero è che, come dicevi tu, mi pare di capire che nel teatro mainstream italiano tutto ciò sia considerato ancora come qualche cosa di eccessivo e forse troppo rivoluzionario, laddove forse insomma siamo già passati oltre questo tipo di aggettivo persino. Secondo me più che essere conservativo perché rischia di sconvolgere, adesso dico male, il pubblico, secondo me è conservativo perché è più difficile fare un teatro in cui si coinvolge il pubblico. Ah beh, questo sì, questo senz'altro. È più delicato. A Trieste un anno fa, 2 anni fa, adesso non ricordo, è venuto Slava Snoshow al Rossetti di Trieste, che è uno spettacolo meraviglioso dove ci sono questi clown strepitosi che a un certo punto in mezzo alla fine coinvolgono il pubblico, cioè il pubblico è coinvolto a partecipare a queste cose e a sentirsi e un pubblico tra l'altro estremamente trasversale dai 10 ai 99 anni. E allora io mi domando sempre, ma se lo possono fare loro, perché non lo posso fare anch'io? Ed è estremamente presuntuoso da parte mia voler alzare la stella. È una richiesta legittima, diciamo, che un attore ha il dovere persino di farsi. Sì. Soprattutto se, come dire, se la modalità che ho scelto di fare teatro attraverso la mia compagnia è quella di farlo nel migliore dei modi possibili, che io ritengo sia il migliore dei modi possibili. Cioè voglio presentare la miglior versione di me stesso e della mia idea di teatro e del mio idea di voler coinvolgere il pubblico. Il che significa che poi a volte capita di fare anche dei progetti nei quali, tra virgolette, ti senti meno riuscito come artista, però l'ambizione è sempre alta e secondo me con questo spettacolo e questo laboratorio è un primo step, cioè è semplicemente un modo per trasferire delle conoscenze, ma allo stesso tempo sfruttare le persone che verranno al laboratorio per imparare qualcosa. Il laboratorio, scusa, prego, ti ho interrotto. No, avevo finito la frase. Okay. Il laboratorio è aperto a tutti? Sì. Come funziona? Ci sono limiti di età? No. Non c'è nessun limite. Allora, diciamo che non c'è nessun limite, nel senso che dai giovanissimi ai più, come dire, più âgé, noi non accogliamo tutti, perché appunto l'idea è quella di trovarsi di fronte a questo laboratorio ad un gruppo di persone il più possibile simile a quello di una platea che ci ritroveremmo in uno spettacolo. Okay. Quindi non è necessario essere musicisti, né attori, né cantanti, non è richiesta nessuna preparazione. Anzi, ci siamo ritrovati a scoprire che il più delle volte quanto più le persone sono libere da tutti i preconcetti di tipo teatrale, musicale, canoro del mondo, è più facile che si approccino a questa materia in maniera più sorprendente per loro e per noi. E avete già in mente una data per lo spettacolo che potrebbe uscire dal laboratorio o è ancora troppo presto? È ancora presto, sicuramente parliamo del 2025. Ok, in quel caso poi noi siamo qua e quindi ne parliamo. Volevo chiedere, ancora stiamo arrivando alla fine, c'è quella domanda un po' triste, un po' trita per dire la verità, ma che purtroppo aiuta a chiudere e che è sempre quella di domandare agli attori qual è il prossimo impegno.
Te li comunico con molto piacere, perché i prossimi due impegni saranno entrambi impegni triestini, Ok. quindi che ci vedono presenti in città, e che sono: il primo è il 16 luglio al Giardino Pubblico. Saremo in scena, Carabò Teatro, con uno spettacolo prodotto dal laboratorio interdisciplinare della Sissa, che ha debuttato a dicembre. Lo spettacolo si intitola J. Robert Oppenheimer ed è la storia del processo che negli anni 50 Oppenheimer subì perché gli venisse ritirata la sua licenza riguardante, diciamo, tutto il tema dell'atomica e del nucleare. Spettacolo appunto prodotto da Sissa. Il testo è del professor Mussardo, con la drammaturgia di Gioia Battista, e in scena ci saranno Rosario Tedesco, Klaus Martini e Daniele Molino e io. E invece il 26 luglio al Giardino Museo Sartorio replicheremo a Trieste Anita batte a macchina, che è uno spettacolo di Carabò Teatro, testo e regia di Gioia Battista, con Giustina Testa in scena, e con la partecipazione speciale e straordinaria in voce di Ariella Reggio, che insomma è un'istituzione per chi Immagino si vive il parli di Anita teatro. Pittoni. Esatto, sì, Cos'è? bravo. Lo spettacolo dedicato ad Anita Pittoni, alla figura della Pittoni, che insomma ha dedicato la sua intera vita a Trieste, alla letteratura triestina, e quindi siamo molto Rapidamente, felici Nicola, di perché siamo recuperare davvero lo in spettacolo. chiusura, dove si trovano le informazioni ulteriori sul corso per le iscrizioni? Allora, le informazioni le trovate sulla pagina Facebook Caraboa Teatro, oppure scrivendo alla mail caraboateatro@gmail.com. Grazie Nicola Ciaffoni per essere stato con noi, buon lavoro davvero, buon'estate. Grazie a te, Umberto. Grazie, grazie Nicola, andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre parlando del G7 istruzione. Da giovedì, quindi da oggi, comincerà questa discussione che spero sia incentrata sulla valorizzazione dei talenti della persona, sulla volontà comune di dare a tutti un futuro degno, bello e coerente con i vostri sogni e le vostre aspirazioni. Questo è l'augurio che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rivolto ieri ai quasi 400 giovani di vari paesi giunti a Lignano per il G7 Young, manifestazione parallela al G7 Istruzione che si svolgerà da oggi fino a sabato a Trieste. Occorre valorizzare anche il lavoro eccezionale che fanno i docenti, cui dobbiamo ridare autorevolezza e centralità. I docenti sono coloro che hanno in mano il vostro futuro, ha aggiunto anche il ministro, che ha detto di essere felice per la presenza di rappresentanti dell'Unione Africana, di giovani ucraini e brasiliani. All'Africa l'Italia guarda con grande rispetto, attenzione ed amicizia. Sono stato in alcuni paesi africani, ho proposto sinergie proprio sul tema della scuola, ha puntualizzato il ministro. I giovani ucraini invece rappresentano quella voglia di libertà che il popolo ucraino ha saputo esprimere. Il ministro in questo senso ha voluto lanciare un messaggio verso il futuro. Dobbiamo pensare alla ricostruzione del vostro tessuto scolastico dopo i disastri della guerra. Dobbiamo farci carico anche noi, paesi del G7, di dare a voi ragazzi ucraini le infrastrutture, le scuole, le biblioteche che possono essere luce nel vostro futuro. Il Brasile ospiterà il G20 in autunno e questo G7 vuole essere un ponte verso quel più grande consesso. Infine, il saluto ai ragazzi di tutte le altre nazionalità. Sulla questione della G7 istruzione e anche per quanto concerne l'incontro che Trieste ospiterà la prossima settimana con la settimana sociale dei cattolici in Italia, di questo dicevamo, ha parlato anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Ascoltiamo le parole di Fedriga, appunto.
Un banco di prova per l'imponente macchina organizzativa, ma anche una vetrina internazionale di tutto rispetto per la città di Trieste e per l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Il presidente Massimiliano Fedriga commenta così il doppio appuntamento internazionale che vedrà il capoluogo regionale sotto i riflettori da domani, con l'arrivo del ministro Valditara e l'avvio dei lavori del G7 istruzione, fino alla messa in Piazza Unità di Papa Francesco domenica 7 luglio, passando per l'arrivo in città il 3 luglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani inizia il G7, anzi questa sera l'Ignano G7 Young. Domani inizia il G7 ufficiale, la prossima settimana abbiamo il Presidente della Repubblica e dopo il Santo Padre. Sicuramente sono delle giornate importanti, impegnative, ma su cui il Friuli Venezia Giulia avrà l'attenzione globale, perché il G7 e la presenza del Santo Padre ovviamente metteranno i riflettori sulla nostra regione. Penso che oltre ad avere l'onore di ospitare questi importanti eventi abbiamo anche i riflettori e dobbiamo ovviamente utilizzarli per far conoscere sempre di più il nostro territorio. Lunedì, chiedo scusa, alle 18 diverse sigle sindacali scenderanno in Piazza Unità in segno di protesta contro la privatizzazione del servizio educativo dell'asilo di Roiano in concomitanza con il Consiglio Comunale. Cobas Scuola ha voluto ribadire la propria netta contrarietà alla proposta. La nostra posizione è chiaramente di totale rifiuto di quest'idea, perché questo nido è stato costruito con soldi pubblici ed è giusto che ognuno ne abbia diritto di farne uso. Privatizzare delle parti costruite apposta con soldi pubblici per il futuro dei bambini è una cosa sconvolgente. Anche i Cobas Scuola sono contrari alla concessione a una cooperativa del servizio educativo del Nido di Roiano. La posizione del sindacato non rappresenta una sorpresa. Cobas Scuola ieri in piazza contro il G7 Istruzione, definito come un incontro fra potenti dove non vengono affrontati i veri problemi, ma anzi viene perpetrata una sempre più spinta mercificazione della scuola, guarda con preoccupazione a quello che sarà l'inquadramento degli educatori della realtà privata. Prevedono un salario molto più basso, condizioni anche di lavoro diverse, orari diversi, quindi è proprio da rifiutare in toto. I riferimenti poi spaziano dall'asilo di Roiano all'ex Pavan, con un commento che muove polemica verso le scelte del sindaco e della giunta. Il sindaco dovrebbe smetterla di compiacersi che la nostra città presenta tutte queste bellezze educative, quando poi pensa di privatizzare una parte dei servizi o abbatte gli alberi al Pavan che erano usufruiti dai bambini della scuola slovena di San Giacomo. Assolutamente saremo sempre a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche dei diritti dei cittadini. Trieste non riesce a coprire neanche le richieste di ricrea estate, se parliamo di servizi educativi. Quindi il sindaco farebbe bene a ripensare un po' tutto quello, alla sua politica appunto sui servizi educativi. La parità di genere contribuisce a migliorare immagini e brand aziendali, ma resta nel nostro paese un traguardo ancora lontano. Dati alla mano, Confcommercio sta affrontando la sfida. In Friuli Venezia Giulia la forbice fra occupazione femminile e maschile resta piuttosto ampia, 62,1% contro il 75,4%, benché migliore rispetto a quella che si riscontra nel resto del paese, 52,3% contro 69,8%. La media europea per quanto riguarda l'occupazione femminile è pari al 59,6%, in Germania il tasso si attesta addirittura al 65%. Se il differenziale rispetto al dato dell'Unione Europea venisse colmato, garantirebbe 2.300.000 occupati in più. I dati sono stati resi noti durante un incontro organizzato da Confcommercio dal presidente provinciale Antonio Paoletti. Ad essi va ad aggiungersi quello sulla graduatoria del Global Gender Gap Report 2023, che vede il nostro paese al 79° posto su 146 paesi analizzati, con una perdita di 16 posizioni rispetto all'elevazione dell'anno precedente. Secondo Paoletti, il raggiungimento della parità di genere richiede a questo punto una nuova visione, più ad ampio spettro ed inclusiva, con interventi di carattere legislativo, contrattuale e di welfare, per facilitare la conciliazione fra lavoro e vita privata, elemento che potrebbe rallentare quel calo demografico che resta una marcata criticità per il nostro paese.
Più di 2.300 aziende italiane hanno sottoscritto una certificazione volontaria per assicurare una politica di gender equality e la creazione di ambiti lavorativi più inclusivi e meno discriminatori. Tale prassi incoraggia l'adozione di politiche aziendali finalizzate a ridurre la disparità di genere in tutte le aree a rischio di diseguaglianze, quali le opportunità di carriera, la parità salariale e la tutela della maternità. Confcommercio ha comunque attivato uno sportello parità di genere per fornire informazioni alle aziende e facilitarle nel percorso di certificazione. Ci colleghiamo adesso con la sala operativa della Polizia Locale, c'è in linea per noi il commissario De Grassi. Buongiorno commissario. Sì, buongiorno, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, che cosa ci racconta intanto, si incomincia insomma, a pensare al G7, no? Abbiamo cominciato a pensare al G7 già da diversi giorni, sì. Oggi inizia... È proprio iniziato, abbiamo iniziato già questa ieri sera e questa notte con le rimozioni nelle zone delle rive, Cadorna, Diaz e quant'altro. Stanno arrivando le delegazioni, dalle 12 di oggi è chiuso, ma anche da un po' prima stanno filtrando i colleghi della Polizia di Stato il tratto adducente al castello di Miramare dal bivio, diciamo, di Miramare. Ricordo che la costiera è transitabile, ma comunque non si può entrare verso il castello. E dalle 7 di domani mattina verranno chiuse le rive nel tratto compreso tra Piazza Tomaseo e praticamente Piazza Venezia, sarà percorribile la via Cadorna e si potrà bypassare la zona di Piazza Unità passando per via Teatro Romano. Dalle 9 di sabato in più sarà anche chiuso il tratto da Tommaseo a praticamente l'intersezione con via Roma di via Canal Piccolo e Piazza della Borsa. Per quanto riguarda i pedoni ci saranno probabilmente degli stop a spot in Piazza Unità, dove sono stati anche chiusi un paio di pubblici esercizi e sono state tolte delle occupazioni sul pubblico, i cosiddetti dehors, ma speriamo non ci sia troppo disagio, almeno per i pedoni. E, ripeto, potrebbero esserci delle fermate a spot a consentire i transiti delle delegazioni che si spostano. Per il resto della giornata, in quanto riguarda oggi, traffico abbastanza tranquillo, comunque nessun incidente grave, un paio di incidenti, ma niente, ripeto, niente di cruento. Altre cose non ne abbiamo di particolare in programma e niente, vediamo un po' come va questo G7 che sarà, ripeto, anche domani e il sabato mattina poi finirà verso le ore 14, dovrebbe essere tutto a terminare. Perfetto. Commissario, grazie, buona giornata e buon lavoro. Di niente, buona giornata e buon lavoro a tutti. Allora, questa sera parte al Giardino Pubblico la serie di spettacoli estivi che vede protagonista Alessio Colautti. Gli appuntamenti sono tre, ancora un giovedì al mese per luglio e agosto. Torna per il terzo anno il Teatro in Giardino, la serie di spettacoli con Alessio Colautti presentati dal Teatro Miela al Giardino Pubblico. Partiamo questa sera alle ore 21 con lo spettacolo dal titolo Domani è ancora estate, con il sottoscritto Elisa Colummi, il maestro Ballaben al pianoforte, e questa sera avremo come ospiti gli attori dell'associazione Pegaso di Trieste. La struttura del ciclo prevede un appuntamento al giovedì anche a luglio e ad agosto, sempre all'insegna del La Levità. Poi avremo il Sanremo sotto l'ombrellone a luglio e l'operetta incontro al musical ad agosto. Gli spettacoli sono concepiti per un pubblico che all'estate chiede di essere divertito senza troppi pensieri, né alla struttura degli appuntamenti è estraneo l'orario di inizio. Saranno sicuramente degli spettacoli accattivanti, freschi, piacevoli per trascorrere una serata assieme. Tre serate anche per vedere un po' come cambia l'assetto della luna da adesso fino ad agosto, perché adesso andremo in scena ancora col chiaro, mentre ad agosto andremo in scena già con le tenebre calate. Ma argomenti che abbracciano appunto dalle canzoni balneari, passando per Sanremo, fino ad arrivare a quella che forse è uno dei generi più amati a Trieste, che è l'operetta, che incontra ovviamente il musical con Elisa Colummi.
Dopo la pubblicità, che anticipiamo di qualche minuto, avremo ancora molti servizi per voi, fra cui anche una sorta di punto sulle limitazioni in occasione del G7. Ci vediamo quindi dopo la pubblicità, rimanete con noi che torniamo presto. Rientriamo in studio e parliamo del report sulla situazione e i bisogni dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica a Trieste. Dai dati che emergono si evince che i flussi dalla rotta balcanica sono pressoché costanti negli ultimi 2 anni, ma mancano le strutture deputate alla prima accoglienza e un piano pubblico per la gestione degli arrivi. Sono principalmente 3 le direttrici che il Comune di Trieste dovrebbe seguire in maniera urgente e serrata per gestire l'accoglienza dei migranti a Trieste. Questo secondo le 6 organizzazioni che anche quest'anno hanno redatto e presentato il rapporto sulla situazione e i bisogni delle persone migranti in arrivo dalla rotta balcanica a Trieste. A fronte di una sostanziale stabilità del flusso migratorio, nel documento viene espressamente richiamato il ruolo del Comune con la necessità della predisposizione di un piano per l'assistenza umanitaria e il ricovero temporaneo, la velocità nei trasferimenti, una gestione d'accoglienza che garantisca libertà alle persone, promuovendo l'inclusione sociale ed eviti la ghettizzazione. Quello che abbiamo monitorato e assistito, a cui abbiamo assistito in questo periodo, è fondamentalmente una stabilità del flusso migratorio. Ciò che verifichiamo è un aumento dei profili vulnerabili, ma al contempo una poca assistenza da parte istituzionale di questi soggetti, quindi una difficoltà a inserire in accoglienza queste persone. Questi i dati elaborati nel documento. Nel 2023 le persone incontrate nell'area della stazione che hanno ricevuto assistenza dalla rete delle associazioni sono state 16.052, nel 2022 erano 13.127. I mesi dove i flussi si fanno più intensi sono quelli estivi. La stragrande maggioranza delle persone proviene dall'Afghanistan, circa il 69% del totale. Nel 96% dei casi si tratta di uomini, nel 76% dei casi di adulti. 1 su 3 è considerato un profilo vulnerabile. Il presidente di CS Gianfranco Schiavone, nel commentare i numeri del report, è piuttosto severo nei confronti delle scelte dell'amministrazione pubblica. A Trieste sono ospitati circa 1.200 persone, quasi la stragrande maggioranza sono richiedenti asilo, i rifugiati riconosciuti che vivono nelle strutture appunto di accoglienza sono poco più di un centinaio, ma non perché abbiamo pochi riconoscimenti, sia ben chiaro, ma al contrario, perché per mancanza di posti di accoglienza per i rifugiati siamo costretti a trasferire molti rifugiati fuori Trieste. Insomma, questa città veramente è suicida con se stessa, veramente. C'è una sorta di pulsione di morte, no? che sembra invadere questo territorio, questa volontà di non crescere, di non lasciarsi andare al piccolo piacere quotidiano, no? Il negozietto, la grande sceneggiata in Piazza Unità, eccetera, dietro la quale non c'è nessuna visione di futuro. Torniamo a parlare, come vi dicevo prima, del G7 istruzione. Torniamo a parlare del G7 istruzione perché, come ha anticipato anche il commissario De Grassi, c'è tutta una serie di ordinanze che riguardano il traffico, anche pedonale, diciamo così, non solamente veicolare, attorno alla zona dove si svolgerà l'appuntamento. Con Laura Bucarella facciamo il punto su tutto ciò, anche per quanto concerne gli autobus, perché alcune linee di Trieste Trasporti dovranno effettuare delle modifiche al loro percorso. Tutto è pronto qui in Piazza Unità per l'arrivo del G7 istruzione, ci sono tutte le forze dell'ordine. Trieste da oggi è capitale mondiale dell'istruzione. Dopo la blindatissima cena di benvenuto a Miramare, i lavori del G7 tematico entreranno nel vivo nella giornata di domani alle 10 nel Palazzo della Regione. 2 sessioni dedicate a 2 temi chiave, valorizzazione dei talenti di ciascuno e istruzione innovativa e nuove competenze. Insieme al Ministro italiano dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara vi partecipano i vertici dell'istruzione dei 7 grandi, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Già da ieri
lungo la viabilità intorno a Piazza Unità sono in postazione tutti i divieti di sosta per consentire la bonifica dell'area. Domattina alle 7 scatta la chiusura delle rive da Piazza Tommaseo a Piazza Venezia, il transennamento di Piazza Unità lato municipio e l'istituzione della zona rossa nel tratto tra regione e prefettura. E ci sarà tutta quest'area transennata, quindi per l'accesso ai bar, al Caffè degli Specchi, oppure all'Aris, oppure al Despar di Piazza Unità, bisognerà entrare soltanto dalla parte del lato del comune, mentre tutta questa parte dove ci troviamo noi ora, quella dei palazzi della regione e della prefettura, sarà zona rossa, quindi interdetta alla circolazione. Un po' minori per questo appuntamento col G7, i disagi si faranno sentire soprattutto per gli appuntamenti della settimana sociale della Chiesa, con la presenza del presidente Mattarella e di Papa Francesco. Disagi in particolare per le attività della zona di Piazza Unità, a cominciare dai bar che dovranno togliere i dehors esterni. No comment da parte del gestore del Caffè degli Specchi, l'esercizio che potrebbe subire contraccolpi più pesanti, mentre i negozianti della zona attendono istruzioni più precise dalle autorità. E diciamo che le restrizioni ancora non ci sono state comunicate e sicuramente per il G7 questo passaggio qua da Cavana che va verso Piazza della Borsa rimarrà aperto e invece per quanto riguarda il Papa noi non sappiamo ancora niente, ci verrà comunicato. A sensazione mia, visto che il palco sarà messo vicino al comune fronte mare, secondo me chiudono tutto, perché lasciando libero il passaggio qua, non so, io dopo che il Papa là, non lo so, sarà un po' pericoloso, ma vediamo, insomma, magari ci sono forze dell'ordine schierate, un passaggio piccolo, non lo so. La chiusura per due giorni delle rive determinerà anche le deviazioni dei percorsi delle linee degli autobus 8, 9, 17, 24, 30 e serale A. Disposto anche il divieto di navigazione davanti alle rive, pertanto le linee del Delfino Verde per Muggia, Monfalcone e Sistiana sono spostate momentaneamente all'ormeggio 24 del Molo Quarto. Ieri inaugurazione dell'aula multimediale di nefrologia e dialisi all'ospedale Maggiore, intitolata al presidente dell'ANE Dina, scomparso nel 2023. L'aula didattica multimediale del reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale Maggiore di Trieste è ora intitolata Leo Udina, segretario del comitato regionale dell'Associazione Nazionale Emodializzati, scomparso nel 2023. Durante la breve cerimonia di intitolazione, presenti la moglie e i figli, la figura di Leo Udina è stata ricordata soprattutto perché nelle sue battaglie importanti, quali l'apertura capillare di centri di dialisi, il sostegno alle politiche di trapianto renale, la diffusione e la conoscenza delle patologie, non ha mai separato i diritti del malato dal lavoro medico e paramedico. Papà aveva a cuore tutto il reparto di nefrologia e dialisi e si è sempre speso per difendere, diciamo, le condizioni di lavoro, ma i diritti dei malati che assistiva da un punto di vista di associazione ANED e di volontariato. E questo è stato importante e siamo felici che un pezzo di cuore sia e resterà sempre a nome suo in questa sala. Che se questa regione è alla testa del dono e dei trapianti, lo si deve anche a persone che culturalmente, come il Cavaliere Udina, ha lavorato, ha combattuto per cercare di migliorare le condizioni delle persone con delle cronicità, con le difficoltà che presentava naturalmente poi le persone che vivono con te. La necessità che la nefrologia e le associazioni dei pazienti formino un sodalizio sempre più forte necessariamente deve essere alla base del rapporto medico-paziente e rappresenta un momento essenziale della lunga cura. Non c'è cura della patologia renale cronica se non c'è integrazione tra le figure, e le figure comprendono anche i pazienti, i familiari che vivono dei percorsi complessi, dei percorsi nei quali integrarsi con i sanitari, integrarsi con le istituzioni diventa fondamentale. La malattia renale cronica coinvolge circa il 7% della popolazione italiana e spesso coesiste con altre patologie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari. Il suo decorso è frequentemente subdolo,
asintomatico e può condurre, in una parte dei casi, alla necessità di trattamenti avanzati come la dialisi e il trapianto. A Trieste le persone con malattia renale cronica seguite regolarmente negli ambulatori sono alcune migliaia e i pazienti che necessitano di trattamento di sostituzione della funzione renale sono circa 300, di questi 150 trapiantati, 150 dializzati. La carta di Trieste sull'intelligenza artificiale muove i primi passi. Non vogliamo mettere paletti, ma indicare un'etica per gli algoritmi, indirizzata al bene comune. L'ho detto oggi, Monsignor Ettore Mannati, teologo già vicario episcopale, ricordando gli obiettivi della Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale. Si tratta di richiamare questa dimensione etica a monte dell'intelligenza artificiale, cioè nella creazione degli algoritmi. È l'algoritmo poi che porta avanti il discorso coadiuvante della intelligenza umana, del lavoro umano. Le finalità del documento sono state ribadite oggi a Trieste dai componenti del comitato che si è occupato della stesura del testo, promosso dall'Associazione Culturale Studium Fidei, avvocati, medici, docenti, imprenditori e giornalisti. Nei vari articoli si affronta la necessità di tutelare il mondo del lavoro, delle aziende, della sanità, ma anche quella di una formazione specifica sull'argomento. I sistemi di intelligenza artificiale sono sempre più complessi e sviluppati, quindi discernere ciò che è reale da quello che è virtuale non è semplice effettivamente, e non lo sarà sempre di più. Un focus in particolare è stato dedicato anche ai diritti d'autore. Servono norme per salvaguardarlo, ha sottolineato Andrea Bulgarelli, componente del comitato di coordinamento FVG di FIGEC CISAL. È fondamentale tutelare le opere affinché non siano rubate dal web, come può accadere ad esempio per articoli o video. Video, servizi giornalistici, televisivi o sulla carta stampata o sul web vanno con delle norme appropriate, tutelati e giustamente pagati. E l'intelligenza artificiale attraverso l'algoritmo non può rubare, fra virgolette, il nostro prodotto. In sanità l'intelligenza artificiale sta entrando a gran voce, non solo nella parte della ricerca, l'acquisizione di dati sappiamo che è una delle grandi potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma anche proprio nell'utilizzo della singola persona. Noi sappiamo che esistono alcuni device, come per esempio quelli che controllano la glicemia, che sono molto utili per i pazienti diabetici. Attenzione però a non pensare che l'intelligenza artificiale si possa sostituire a quella che è la relazione fra me medico e paziente. Nell'incontro è stato anche evidenziato come l'intelligenza artificiale rappresenti una nuova frontiera del progresso umano, con il potenziale di migliorare significativamente la nostra vita quotidiana. Tuttavia, la realizzazione di questo potenziale richiede un approccio che consideri gli impatti etici, regolatori, sociali ed economici dell'intelligenza artificiale. 12 spettacoli in abbonamento, il Teatro Stabile Sloveno ha presentato la nuova stagione, 6 le produzioni proprie o le coproduzioni di Via Petronio. Nell'insolita cornice del Palazzo delle Poste, il Teatro Stabile Sloveno ha presentato la stagione 2024-2025, intitolata Sconfinate tenerezze, slogan che il direttore Daniel Malalan così spiega. Si potrebbe pronunciare questa parola anche come un ibrido, sconfinate tenerezze, che è un po' complicato, però sì, è vero, insomma, anche a me piace che ci siano degli slogan per ogni stagione, anche come un filo rosso che in un certo senso accomuna tutti i progetti. Sono 12 gli spettacoli in abbonamento, 6 dei quali prodotti o coprodotti dallo Stabile Sloveno. Non è escluso, fra l'altro, che Sconfinate tenerezze rimandi in qualche modo a Gorizia 2025, che vedrà impegnato anche lo Stabile Sloveno. Sia come sia, il cartellone prevede fra le varie proposte un classico assoluto quale L'avaro di Molière, in arrivo dal dramma di Lubiana, laddove Amadeus è una produzione dell'OSNG di Maribor. Via Petronio realizzerà fra la mezza dozzina di produzioni proprie Miczka, la figlia del sindaco, testo storico del Teatro Sloveno, e lo spettacolo di apertura Wojciech, diretto da Igor Pisone. Un testo che purtroppo parla anche della guerra, dell'inutilità della guerra, una realtà che alla fine ormai viviamo, non dico che viviamo in prima persona, meno male, però insomma guardando le TV inseguiamo tutto quello che sta succedendo in giro al mondo, non solamente in giro al mondo ma anche nelle nostre vicinanze, insomma. Completano il cartellone, fra gli altri, il musical La nostra famiglia, Scrofe, Così vicino, Una vita nel teatro di Mamet, Di neve ed amore, Cevap Cef e Telegiocando, coprodotto con La Contrada.
ricca anche la proposta di spettacoli che andranno in scena il pomeriggio di sabato e di domenica. È tutto, ore 18, Trieste in diretta, 19.30 il telegiornale. Grazie a tutti, c'è anche l'appuntamento con Ring.